cuccioletto. Sì. Sì. Come? Sì. Ma che cuccioletto è morto quello là? Ma mi scusi, lei brucia i cuccioli, io muoio, no? No, qualche cucciolo a volte mi porto la fuori cancello, trovo qualche cucciolo morto. Allora si dovrebbe sotterrare, ma non tengo io dove sotterrare. E l'ho bruciato, per la verità, devo essere sincero. Devo essere sincero, questo qua lo prendo. Ma la signora l'ha detto, Paolo. Che capita che sì, devono bruciare. Sì, per la verità. No, no, apposta. Sì, per la verità. Questo è un cuccioletto. Sì, ma qua adesso scaviamo, dottor, sì, si preoccupa. In queste settimane mi è arrivata una segnalazione da parte di alcuni attivisti per una situazione all'interno di un canile, precisamente quello di Sarno, in provincia di Salerno, in cui c'era l'impossibilità di accedere da quasi 2 anni. In più questa struttura non era assolutamente a norma con le direttive della legge regionale e in più c'era anche la possibilità che ci fosse maltrattamento all'interno del canile. Per questo, assieme ai miei collaboratori Antonio Colonna e Laria Ferri, ho deciso di andare all'interno del canile e chiedere un accesso per vedere se effettivamente quei documenti che mi avevano passato questi attivisti dicevano il vero. Purtroppo abbiamo trovato più del vero. Signora, aspetti. Signora, lo lasci lì, signora, lo lasci lì. Lo lasci lì, lo lasci lì. Lo lasci lì. No, signora, non si opponga, lo lasci lì. Ma lo deve fotografare nel bordo, questa percezione. E come è decesso? Il canile, visto che è una struttura privata, è convenzionata con tot comuni. Questo canile dovrà garantire un pasto adeguato ai cani, aree di scambamento, non ci deve essere sovraffollamento tra i cani devono essere curati, ci devono essere microchip, ma questo non è assolutamente avvenuto all'interno del canile. Che deve venire abbandonato il cane davanti al canile. Il cane sta davanti al canile, lo mettiamo in una zona dove non sono microchippate e saranno 3-4 cani. Nel primo sopralluogo che abbiamo fatto all'interno del canile siamo riusciti a entrare grazie alla polizia che ha chiamato il gestore e ci ha aperto i cancelli. Mentre stavamo visitando il canile abbiamo chiesto anche l'intervento dell'ASL. L'ASL ha tardato molto ad arrivare. È arrivato verso sera, quindi c'era poca luce per vedere la condizione effettiva dei cani, tra cui voglio ricordare che non c'erano solo cani all'interno di quel canile, ma anche asini e galline. Quando è entrato il veterinario dell'ASL, per lui la situazione sembrava abbastanza normale, ma per noi assolutamente no, dato che abbiamo chiesto che mettessero sotto sequestro il cane morto all'interno della gabbia e il cane carbonizzato, e in più sempre noi abbiamo chiesto di mettere sotto sequestro i registri di carico e scarico, ma questi registri non sono mai pervenuti né a noi né all'ASL. Dopo il nostro primo sopralluogo c'è stata una fiaccolata da parte delle associazioni animaliste nel comune di Sarno. In più, la domenica successiva, i gestori del canile hanno portato ruspe e camion che sono andati a scavare in quella parte adiacente al canile in cui abbiamo trovato il cane morto carbonizzato. Questa è merda, attiriamo tu. E secondo me c'è puzza di creolina, quindi la... Nel nostro secondo sopralluogo, che è stato di lunedì, siamo ritornati e abbiamo visto che la situazione era abbastanza caotica, perché c'erano molte associazioni animaliste che chiedevano l'ingresso al canile, ma c'erano anche i gestori e gli amici del gestore che con modi poco gentili impedivano l'accesso. Sarà che voglio un piscoli 14 anni, un pischè
pistelle per la pastiglia e io ho 100 pistelle con la pastiglia. Mi accompagno io. Ma dai. Mi posso accompagnare? Ah, ma dai, noi non ci andiamo. No, ma allora senti, ah, ti... no, perché arriviamo qua e ci sbarrate la fine. No, non siamo mai scendendo. Ma avremmo se c'è la fascina, ma ci vendremo a quarto grado poi venire a andare. No, non ti preoccupare, qua a quarto grado, che non si uscì. A me non male, c'è una caranzia che ci dà. Ora ho problema a me non me ne sta tranne. In più, abbiamo trovato i cani nelle stesse condizioni, perché avevano sempre il pane da mangiare, non avevano ciotole adeguate in cui mangiare. Vabbè, è capitato un giorno che mi portano qua fuori del pane, è peccato buttarli, io lo faccio, ma non ero reato da mangiare un pane. C'erano però molti meno cani rispetto al nostro primo sopralluogo, in più erano spariti i cani che avevano comportamenti atipici per un cane. Prima che noi entrassimo era entrato anche un veterinario che si era definito veterinario comportamentalista, cioè che capisce il comportamento degli animali e capisce se questi animali stanno bene o stanno male. Alla stampa ha dichiarato che i cani all'interno del canile stavano tutti bene. Sono un medico veterinario, quello che ho visto io sono cani che fondamentalmente come condizioni fisiche, per quello che ho visto io, non sono messi male. Dal punto di vista poi dell'etogramma e del rispetto del benessere animale possiamo discutere quanto vogliamo, ok? Ma quando sono entrato io con i miei collaboratori e tecnici, questi animali che stavano tutti bene non li abbiamo assolutamente visti, perché abbiamo visto cani ammalati, in più cani molto scheletrici, e altri che erano in gabbie rialzate con una tendina di ferro in cui non filtrava neanche la luce del sole. Ma questi cani non avevano neanche la possibilità di vedere la luce del sole con questa retina di ferro che li ostruiva completamente. Era difficile anche per noi vedere che tipo di cani c'erano all'interno. Questa situazione, e queste situazioni, perché non c'è solo questo canile lagre, ma ce ne sono tanti in Italia, non possono continuare ad andare avanti. Non è possibile che un parlamentare si debba muovere ed andare direttamente in quei territori in cui ci sono questo tipo di segnalazioni e tirare fuori tutto. Ci sono i sindaci, ci sono i veterinari dell'ASL, ci sono loro che devono controllare, e non è possibile che ci siano ancora comuni convenzionati con questo canile nonostante le nostre denunce, nonostante quello che è venuto fuori. È ora di smettere di utilizzare i soldi dei cittadini e darli a queste strutture che non pensano al benessere degli animali, ma pensano a far soldi e basta.